La mia cliente non è un animale da laboratorio, dottor Pavlov. Se vuole uscire dal carcere, avvocato Turto, con la mia terapia sul controllo comportamentale, la libertà è... Ho brevettato una sorta di cocktail terapeutico a base di elettroshock, condizionamenti ambientali, ipnosi, farmaci e verdure in abbondanza. Ovviamente è ancora tutto da dimostrare. Questo non è un negozio di animali, è una prigione. E io non rappresento animali in tribunale. Dottor Pavlov, la mia cliente... è guarita! Rispolveri lo svedese, dottor Pavlov. Questo per lei significherà il premio Nobel. Crudelia Demon. Mi chiami Delia. Crudelia suona così, crudele. Signorina Demon, questa corte ha deciso di concederle la libertà vigilata e dovrà fare 500 ore di volontariato nei servizi sociali. Avvocato Tort, mi consta che la sua cliente è una donna molto ricca. Una volta pagata la mia esorbitante parcella, signore, parliamo di un capitale di appena 8 milioni di sterline. Pertanto lei dovrà rispettare la legge pena il pagamento di 8 milioni di sterline da devolvere a favore del canile municipale di Westminster. In altri termini, dimostrandosi recidiva, regalerebbe tutti i suoi averi ai cani. Oh. Alonso, mio fedele valletto, l'unico che veniva a visitarmi balbuziando dolcemente dall'altra parte del vetro antiproiettile. Oh, signorina Demon, spero che non giudichi presuntuoso che le abbia portato questo dono. Oh, Alonso, quanta sollecitudine! Oh! Diamogli un nome bellissimo! Fanfulla! Oh, guardalo, mi sorride! Oh, che vocina dolce! Oh. Hai sbagliato portiere, Alonso? Andiamo, fanfulla, la mamma oggi guida! Glielo dicevo che non mi avrebbe creduto! Il cane ha mangiato la tua busta paga. Ewan, non potresti inventarne una migliore? Sono stato rapito dagli alieni! Mi hanno prelevato a Piccadilly! È stato... Ma come fa a lavorare qui? Io non riesco neanche a inventare una balla decente! Senti, non voglio ripeterlo. Niente busta paga, niente libertà vigilata. Il rifugio per cani mi sta benone. Ho trovato la mia dimensione. Guardi, qui sono ritratto con i cani. Quello è il capo. È un tipo a posto. Piacerebbe anche a lei. Eccola, vede? Me l'ha azzannata Gocciolone. Ewan, questa è una nota di credito. Già, beh, siamo un po' a corto di fondi. Chloe, hai visto? Chiedo scusa. Non ti preoccupare. Ewan se ne stava andando. Va bene. Grazie, signorina.
alla prossima settimana. Sì, e con la busta paga. Sono stata chiara? Trasparente. Tenga pure la foto. Riesci proprio a terrorizzare tutti. Ed è per questo che ho scelto te. È lui? Linea 3. Pronto? È lui? Sì. Resta lì, respira profondamente, arrivo tra un secondo, d'accordo? A presto. Dove sciarpa? Il casco? Ah, ciao. No, Chloe, sì. Chloe. Hai dimenticato questo? Cosa? Ah, no. Fissazione la vostra, un'altra volta! Kevin, quante volte te lo devo dire che al tiro alla fune voi al livello umano non avete nessuna speranza contro noi cani! Vai, bello gocciolone, vai e vai! Usa l'arma segreta! Bravo! L'hai scocciolata tutto! È nostro ormai! E a te, noi! Saschiatante! No, qui, ci sta alzando! Avviliscilo, sputaggialo! Usa il trucco, vai! Forza, vai giù, fatevi sotto! Noi cani dobbiamo essere uniti! Hey, hey. Avanti Pepe, Pepino, dagli un moccico, vai bello! Dica, Duca, sai scavare con le zampe o ti serve la paletta? Ugo, è nostro, sta per crollare! Tira, molla, tira, tira, cade, cade, non cade, cade, non cade! Ehi, ehi, ma non siete sportivi? No, bello, nel tiro alla fune tutto è permesso. Vi ho raccolti per strada, prendovi il mio cuore, ed è così che mi ripagate. Sei patetico, Kevin. Quando imparerai a non cadere nella trappola? Sono riuscito a ottenere un'altra settimana dalla mia sorvegliante, capo. Credo di esserle simpatico. Forza, vai giù! È arrivata la pappadoria! Dove hai preso quei croccantini? Non li avrei sgraffignati. No, ho chiuso con il passaggio. Tieni. Dai, vai. Avanti. Brava ragazza. Avanti il prossimo. Eccolo. Riabisci, riabisci, Kevin. Io sono cane famelli. Go! Ehi, bravo. Kevin, Kevin, bello, bello, ridammi la pappadoria. Oggi è il giorno giusto. Vola fino alla tua casetta e poi ti darò da mangiare. Avanti, Garibaldi, coraggio, vola, puoi farcela. No, e te l'ho detto, no uno, no due, ma 100 volte. Noi cani non sappiamo volare. Hai visto? E togliti dal di torno, mezzo cervellino di canarino. Conservane un po' per domani. Non so quando e come potremo mangiare ancora. Mia madre diceva sempre, la fortuna bussa al portone di chi sa sperare. Al portone. La fortuna bussa alla nostra porta. Cosa? Ci sfratta. Ma aveva detto che... Mai credere quello che dice la gente. Lo impari. Ma non può mettere tutti questi cani sulla strada. Ci dia un'altra possibilità. Sono un uomo d'affari. Non lavoro per la Caritas. Crede che sia normale che... Lei e il suo branco di curiosi domani lo dovrete sgombrare. La prossima volta ti aggianno il posteriore e te lo sgranò. Tranquilli. In qualche modo ce la caveremo. Bob, sono assolutamente stupendo. Non trovi, misurino? Devi essere molto fiero, papà. Tu devi essere un tipetto tutto speciale. Ecco, eccomi. Ora dovresti riposare un po'. Andiamo. Lasciato lei. Andiamo, fanfulla.
Facciamo il bagno insieme. Un bagno interminabile, immerso in preziose essenze di lavanda e aromi tropicali. Non importa, mi divertirò a spolverare un po' in giro. Oh, fanfulla, un bagno! E poi un bel pisolino tra cuscini di piume e lenzuoli di sole. Ah! Alonso! Pellicce! In ogni dove! Mettile via! Nascondile alla vista e alla memoria! Anche i pantaloni di Pony Mongo le legge... Vai! L'hai sigillata. Sì, l'ho sigillata. Non riesco a crederci. Come hanno potuto rilasciare quella... Compatisco l'agente di sorveglianza che dovrà occuparsene. Oh no, non è possibile. Oh! Io mi rifiuto. Non ci sto. Che c'è? Non l'hai dimenticata, vero? Ricordi quello che voleva farti. Povero Misurino. D'accordo. Lo farò per te. E per la famiglia. Signorina De Mon. Sì? 6 minuti di ritardo. Ottimo inizio. Forse il suo orologio va avanti. Sono la sua agente di sorveglianza. Sì, ne sono consapevole. E spero che diventeremo grandi amiche. Amiche? Mi aiuterà a diventare una persona socialmente utile, vero? Mi troverò un posticino nella comunità. Potrei occuparmi di teneri cagnolini? Beh, io la vedrei meglio in miniera. O nel campo delle fognature. Capisco. Oh, lei ha dei cani? Sì, e voglio che non li guardi neanche. Mi scusi, io... Vogliamo limitarci all'indispensabile? Sì, certo. Beh, devo scappare. Arrivederci. Questa è la sua ultima opportunità, signor Patton. Quando la stampa saprà ciò che sta facendo a questi poveri cani, sarà l'uomo più odiato di tutta Londra. Qui non vedo alcun reporter, ma le garantisco che l'ufficiale giudiziario sta arrivando. Baffo, non l'hai voluto tu, baffo! È un animale feroce quello lì! Eccoli! Ognuno al proprio posto. Carta libera in vista. Vieni, vieni. Salve, ci troviamo al rifugio della seconda opportunità. Abbia pazienza, io sto lavorando. C'è qualcosa da dire, ne parliamo. Parte, questi cani stanno per essere sfrattati. Un momento, signore. Quest'uomo non mi paga. Eccola, arriva. Chi arriva? Rudelia De Mon. Mai è qui. Beh, questo è esattamente il posto che fa per me. Appartiene a lui. No, a roba mia! E lui farà... Alonso, compriamo questa catapicchia. È un extra per cambiarsi la cravatta. Può spiegarci come mai Crudelia De Mon è diventata semplicemente Delia? Ma certo che posso. Devo tutto al dottor Pavlov e alla sua terapia. E pensa che una rapitrice di cani come lei sia la persona più adatta per gestire questo istituto? Il rifugio della seconda opportunità. Il nome dice tutto. E io ho diritto a una seconda opportunità. Non trova? No, io non trovo. C'è riuscita. Oh. No. Smettila di giocare, dammi una mano. Guarda, arriva un'altra volontaria. Lo vedi che il mondo è pieno di persone di cuore? Di belle persone di cuore. Aiuto la mia agente di sorveglianza! Come? La tua agente di sorveglianza? È lei, Kevin Shepherd?
Sì, sì, sono Kevin. E lei si ritiene un amico dei cani? Sì, sì, certamente. Sì, con te faccio i conti dopo. Sono Chloe Simon, la sorvegliante di Crudelia Demon. Oh, Crudelia è là dentro! C'è qualche problema? Io credo che... Oh, scusa, Pepe. Mi pare che la signorina Demon sia molto ben intenzionata. E che splendido pennudo! È vero, sei un bel pennudo. Io non sono un pennudo. Si riferiva a lei. Dove sono finite le buone maniere? Lo so, tenato in giardino con l'osso. Ti presento... Chloe, Chloe Simon. Chloe, le presento Garibaldi. È un Rottweiler. Napoletano! Strano, l'avrei detto un pappagallo. Si fidi di me, è un Rottweiler. Io non posso fidarmi di chi lascia Crudelia Demon da sola con dei cani inermi. Capisco, ma è molto cambiata. Le persone come Crudelia non cambiano mai. Certo che cambiano. Ecco perché ho creato questo rifugio. Tutti hanno bisogno di una seconda opportunità. E questo vale anche per i cani, vero? Prendiamo il nostro Pepe, ad esempio. Aveva morso 3 postini quando l'ho recuperato. Ora non farebbe male a una mosca. E Duca? Era stato bandito da tutti i parchi di Londra perché scavava buche dappertutto. E Gocciolone... Beh, Gocciolone non è che sia cambiato molto. Ma si tratta di cani. Anche i cani sono persone. Ma Crudelia è... cambiata. Alonso, fai il bagnetto a tutti. Il velo è un accessorio fondamentale. È il riflesso della dimensione interiore. Il colore è importante, ovviamente, ma il taglio è essenziale. E voilà! Oh, tesoro, questo sei tu. Ti piaci? Non la perderò d'occhio. Oh, come sono felice. Lo spero. Stai d'incanto. Crudelia Demon, non ha mai saputo cosa fosse il bonbon, e adesso è più dolce di un bonbon. Sarà lei, Crudelia Demon, non ha la risata che mette paura, è molto più umana che dolce figura, è come un cucciolotto a biberon. E un'altra, Crudelia Demon, ricordate quanto fosse scellerata con le sue orribili azioni. Adesso è cambiata e anche raffinata. Quali sono le sue vere intenzioni? Chissà! Crudelia Demon. Ma guardatela! Vi convince? Ma dove sarà la sua crudeltà? C'è sotto qualcosa, ma cosa sarà? Purtroppo solo il tempo ci dirà. Su Crudelia o su Delia, qual è la verità? Ah sì! Con grande orgoglio che la BBC 2 presenta la terza puntata della serie Per chi suona il Big Ben? Abbassi il volume! Presto! Una particolare sequenza sonora ad alto volume. Era il Big Ben alla televisione. Già. E ha ripristinato le loro sequenze cerebrali originarie. Nessuno lo deve sapere, hai capito? Tutto ciò non è mai accaduto. E questo è Domino. Virillo è facile da riconoscere, ha la coda identica a quella del suo papà. E Nuvolina si intuisce perché non ha neanche... Non vorrei che le venisse un complesso perché non ha... neanche una macchia. Oh, ma è una cosa normale alla sua età. Certo, ma come per molte altre cose, lei è un po' speciale. Guardala. Pronto? Sei tu, Nigel? So che ci sei, ti sento respirare. Cielo, ti dispiace portarli nel tuo ufficio per un po', perché ho mille pratiche da evadere e rischio di restare indietro, come puoi vedere. Ah, sì, certo, certo. E presumo sia meglio, visto che sta arrivando la signorina Demon. Crudelia. Sì, ha chiesto di anticipare l'appuntamento, credevo lo sapessi. Nuvolina, Virillo, Misurino, venite con me, presto, presto, aspetta! Crudelia Demon, quella vieta filantropa? Crudelia, non mi ero accorta prego, che... per favore, mi chiami Delia. Senta, Chloe, lei non può
inibirmi. È mio dovere andare a una dimostrazione contro una sfilata di pellicce. Ed è mio dovere informarla che se solo si avvicina a una pelliccia io la rispedisco in prigione. Non mi lascerà neanche insultare quel mostro di Le Pelt? No. E anche un gridolino leggero, leggero. Non vuole. Sporca assassina! Attenzione! So che ho molte colpe da espiare. Mi pare di vedere delle macchie. Dottor Pavlov! Nuvolina! Tienimi per la gamba! Per la gamba! Cielo! Per i quali ho perso 3 anni della mia vita! Alonso, ora gliela faremo pagare! Oh, sì? E quanto?
Misurino lo ha chiamato. Sarà fatta giustizia. Lui mi è sfuggito, ma mi vendicherò sulla nuova generazione. Nobile programma. Alonso, ho bisogno di te, del tuo aiuto. Sono tutto suo. Procurati una torcia e un sacco molto grande e scarpe di caucciù. Mi serve anche un pellicciaio. E so esattamente come procurarmelo. Avevano riconosciuta. Hai solo due schiavi da oltraggiare. Oh, povero Jean-Pierre, ma com'è ingiusto il mondo. Fuori dai piedi! Non siete degni nemmeno di posare gli occhi sulla dea della moda! Via! Crudelia de Mon, mio idolo e musa ispiratrice della mia sfilata. Mi spiace molto per quegli stupidi dimostranti. Dimostranti? Credevo fossero i critici. Fuori dai piedi! Jean-Pierre, ne hai fatta di strada da quando cacciavi di Frodo? E tu finalmente sei fuori di galera? Sì, che orribile esperienza. Ma chi sei tu, omuscolo? Che cosa fai nella mia stanza? Come ti è venuto in mente di portarli qui, idiota? Ma è con te. Che roba è? La tua salvezza, Jean-Pierre. La Maison Le Pelt è chiaramente a corto di idee. Ti propongo un'alleanza tra la Maison Le Pelt e la casa di mode Demont. Hai un'idea nascosta nel sacco? Oh, Jean-Pierre, insieme, tu ed io, dobbiamo creare un capo così soffice, così lussuoso, così pratico con qualsivoglia tempo che supererà di gran lunga qualunque moda e scriverà i nostri nomi nel pantheon degli stilisti. Una pelliccia? Con peli di cuscioli. Ah, qui non si tratta di comuni cuscioli. Cuscioli, oui, ma... con macchie. Buon divertimento. Un adulto, tre cani e un volatile. Io so cane, bello! Quattro cani! Quattro cani. Bravo! Oh, Nuvolina! Guarda un po' chi c'è! Mamma mia, bello! Ciao. Quante macchie! Chloe! Chloe? Anche tu? Sì, ci vado anch'io. Questi sono i tuoi dalmata? Già, Loro sono Duca, Pepe e Gocciolone. Garibaldi. Questo lo chiami abbaiare! Senti qua come si abbaia! Loro sono... Ecco, brava, Nuvolino, nasconditi Domino, dietro la sottana di mamma! Domino e... Nuvolina! Guarda che non morde. Il resto, signore. Oh, grazie. Non lo controlli il resto? Perché dovrei? Adesso capisco tutto. Che cosa? Capisco perché credi che Crudelia de Mon sia cambiata. Ma è cambiata. Lei è... Statevi zitti, comincia lo spettacolo. Beh, godiamoci lo spettacolo. Ciao a tutti! Ciao, signor Bans! Ciao, ciao! Ciao, Rudy! Dammi un bacio! Così ridono tutti, vero bambini? No! D'accordo, uno solo, sono pronta. Oh, sei un disastro. C'è un cagnolino oggi tra noi. Se vedete un cagnolino ci avvertite? Sì! Adesso devo andare, ciao! Ciao! Dov'è
il cane? Ai. Che succede? Nuvolina è fissata con le M-A-C-C-H-I. Le macchie? Che c'è? Che ha fatto? Ho detto solo macchie! Oh no! Nuvolina! Nuvolina, no! Seguite quel cane! Resisti, Nuvolina! Resisti! Siamo qui! Garibaldi! Nuvolina! È la tua occasione, Garibaldi! Devi solo volare fin lassù e tagliare quei fili! Ma certo, solo qualcuno! No! Andiamo, Garibaldi, puoi farcela, vola! No! Lasciami la zampa! Te l'ho detto di non so volare! È ovvero! Ci penso io! Ma che fa? Nuvolina. Cari mio. Ops. Non so come ringraziarti. Oh, invito la cena. Scusa? Vorrei invitarti a cena. Mi farebbe molto piacere. Una pelliccia che darà al mondo i bravini. Bravini? Come si dice? Bravini? Brividi? Exotomo! Sei geniale! Sì, ma ho bisogno, sì, di qualcosa di speciale per tre cuccioli speciali. Troppo elegante? Troppo elegante? Troppo formale? Troppo piccolo? Troppo blu? No, ti non ho niente da mettermi, per favore, aiutami! Che cos'è? Sei sicura? Guarda, è completamente trasparente. Nuvolina, sì, questo è un golfino, ma... Oh! Che idea fantastica! Grazie! Grazie, Nuvolina! La mia genialità mi lascia senza fiato. No, no! Dovremmo aggiungere i cuscioli alla base. No, non ci stanno bene. Ma questa è la lunghezza dell'anno scorso. Se lo dice Crudelia Demon, sarà la lunghezza di moda. No, no, no! No! Che c'è? 40 dalmata cuccioli. Li ho spediti a Parigi. Non bastano? Ne servono 102. Questa volta voglio una pelliccia di cuccioli immacolati col cappuccio. Una pelliccia col cappuccio? Sì, una pelliccia col cappuccio. Ma ne basterebbero 99 per fare una magnifica pelliccia. Non è tanto facile rubare... Rubare? E che mai parlato di rubare? Che cosa credevi, Lepelto, che li avremmo allevati? Beh, sfogliarli è una cosa, ma rubarli... Oh, basta, piagnucolare. Conosco un perfetto idiota a cui dare la colpa. Non tu, Alonso, un altro idiota. Misurino, datti il birillo! Eccomi qua! Io sono Rudolf, il cane la slitta col naso rosso di Babbo Natale! È un regalino per Nuvolina! Si può? Arriva subito, Kevin! Fa con calma! Oh, certo! Pepe si è portato il suo video preferito. Lo può vedere? È adatto per i bambini? Oh, sì, è ineccepibile. Va tutto bene? Sì. Garibaldi ha portato un regalo per Nuvolina. Oh, finalmente, questo pacco mi ha scassato un pic. Sta calmo, piccoli, se no gli cadono le macchie. Oh, scusa, mi ero scordato che non ne tieni. Sei contenta? Sì. Che cos'è? Sono riuscito a convincere il burattinaio a cedermelo. Kevin, grazie, è delizioso. Vieni qui tu. Mi pare che abbia avuto successo. E c'è, si ruba un po'. Mamma mia bella, Nuvolina non tiene le mutandine. Non guardate, bambini, copritevi gli occhi. Mm.
Mi scusi, signorina, è occupato questo posto? Vedo che siamo di troppo. Quando il video sarà finito, dritti a letto, bambini. Basta televisione. Ciao. State buoni. Oh, che dite? Ordiniamo un poco di pappadoria. Allora, dov'ero rimasto? Stavi... Ah, sì, sì, ecco. Avevo fondato il mio rifugio. E stavo quasi per chiudere quando è intervenuta Crudelia. Ancora lei? Sì, ma tu lo sapevi che se si azzarda a rubare di nuovo un cane, tutti i suoi milioni andranno direttamente ai canili del distretto di Westminster? Sì, lo sapevo. Ho letto il suo dossier. Prego. Signore. Grazie. Ah, grazie. Ma tu come fai a saperlo? Beh, me l'ha detto lei. Ah, e non ti ho detto che finora il mio è l'unico rifugio per cani del distretto. Scherzi. Mm-hmm. Te lo immagini gocciolone con 8 milioni di sterline? Oh, che ti va di mangiare? Alla carta, prego. Ah, ho capito. Ehi, Joe, Piange dice che vuole due spaghetti speciali con polpettine di carne. Madonna, mi dai un bacio. A me ha parlato invece. Va bene, a te ha parlato, sei tu il padrone. Mamma mia, sempre ragione lui vuole avere. Ecco qua, i migliori spaghetti della città. È dolce sognare e lasciarsi curare nell'incanto della notte. Le stelle par con il loro splendor sono gli occhi della notte. Quanti cuori unisaprà, è dolce sognare e lasciarsi cullare nell'incanto della notte. Solo un sogno, annaccia. Una serata bellissima. Sì, anche per me. Ce lo voglio, approfitto finché sei ancora giovane. Senti, io so che non credi alle seconde opportunità, ma mi daresti un secondo appuntamento? Sì, sì, certo. Bene. Grazie. Buonanotte. E beh, certo, è un po' distratto. Per un ragazzo è sfizioso, I cani. È dolce sognare e lasciarsi cullare. Sai, Misurino, somiglia molto a te. È dolce ma forte. Divertente senza sforzarsi di essere. Pronto? Ci sono dei cuscioli. Cuscioli? Mei cuscioli. Cosa? Piccoli cuscioli dalmata. Dalmata. Questo è l'ora della seconda opportunità. Pronto, chi parla? Pronto? 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 Cuscioli? Oui, cuscioli. Oh, cuccioli. Oui, voilà.
ritroverete. Sì? Vicino al fiume ai piedi del ponte di Westminster. Andiamo subito a prenderli, monsieur. Grazie. C'è uno scatolone pieno di cuccioli abbandonati dietro l'angolo. Abbandonati? Ora non più. Mamma mia, bella la polizia! Attenzione, attenzione! Segnalato furto. Non ti preoccupare, Kevin. Fammi fare a me. Kevin Shepherd? Salve, Kevin, sono Kevin Shepherd. Ma Garibaldi! Mi scusi. Che cosa posso fare per lei, agente? Ho un mandato di perquisizione. Lei ha gusti piuttosto costosi, signore. Negare, negare sempre. Di che cosa si tratta? 16 cuccioli dalmata sono stati rubati la notte scorsa. Signore? Dia un'occhiata. Mannaggia, siamo rovinati. Signorina Demon? Suppongo di doverlo fare, disgustosa creatura. Oh, che orrore quel casco! Io preferirei fracassarmi la testa. Codelia Demon, lei è in arresto. Kevin Shepherd, lei è in arresto. Kevin! Chloe! Salve, signorina Simon. È uno dei suoi sorvegliati? No, no, lui no. Lei! Oh, perché sospetta di Kevin? L'ho colto con le mani nel sacco e non è la prima volta che ruba dei cani. Posso spiegare? Può spiegare dove era ieri sera? Stava nella di lei casa e la sbaciucchiava. Ero fuori. Fuori? Fuori. A questo punto è chiaro che era fuori. Ne discutiamo al distretto di polizia. Era fuori con me. C'è dell'altro. La lista degli indirizzi di tutte le case dove sono stati rubati dai dalmata. Chloe, non puoi pensare. È una follia. Qualcuno vuole incastrarmi. Ecco la scatola di cuccioli che... Di qualunque cosa si tratti non sono stato no, io. No, ho mandato io Yuen a prenderli. Abbiamo ricevuto una telefonata e... Ops! Oh, è pazzesco! Perché dovrei rubare dei dalmata? Quale motivo al mondo potrei avere per rubare... La decisione del giudice? Che? Oh, Kevin, come hai potuto? Solo per denaro! Che cosa? Quella storia che mi hai detto al ristorante. Qualcuno vuole mettermi al corrente dei fatti, per favore? Se venissi scoperta a rubare dei cuccioli, tutta la mia fortuna andrebbe a lui! Potrebbe essere il movente! Sono innocente, lo giuro, sono innocente! Non sono riuscito a impedirglielo, signore. Oh, non importa, questo dimostra che i cani si affezionano a chiunque. Ispettore! Oh, ispettore, grazie. Voi poliziotti svolgete un compito meraviglioso proteggendo i deboli e gli innocenti. Grazie. E le dirò, signorina Demon, che il suo è il caso di riabilitazione più miracoloso che abbia mai visto in tanti anni di servizio. Grazie del compito. Arrivederci. Arrivederci. Non sia troppo dura con se stessa. Ci ha ingannate tutte e due. Mi dispiace, signorina Demon. Non immaginavo che Kevin potesse. E mi sono fidata completamente. Poverina, è terribile. Ha bisogno di distrarsi. Ascolti, ho invitato alcuni amici a cena stasera con i loro cani. Perché non viene anche lei con i suoi? Solo gli adulti, naturalmente, la prego, venga. Ci conto. Pensiamo ai cani, non viviamo per loro. Fantastico! Una festa! Speravo che avremmo cenato da soli stasera. Non posso farmi vedere a cena con un pellicciaio, sei pazzo! E basta! Anzi, non dovresti neanche essere qui. Perché tieni quello muncolo in giro per la casa? Sei geloso, Jean-Pierre. Geloso? Di lui? Che cosa può fare lui per te? Rubare i cuccioli. Come rubare un bambino a una caramella. Certo, come no. Beh, puoi dimostrarmi quello che sai fare. Agli ultimi tre penserai tu. Moi? Tre cuccioli veramente speciali.
Il padrone non ci sarà. Ma, Cherie! Un cuore pavido non ha mai conquistato una donna in pelliccia. Cherie, ecco le chiavi. Vieni, Visorina. Oh, Chloe, tesoro, Misurino, è stata gentile a venire. Oh, non dirmi che ce l'hai ancora con me, eh? Misurino, comportati bene. Cara, sono così felice che lei sia qui. Venga con me. Allora, mi dica, i suoi cuccioletti maculati sono al caldo e al sicuro in casa? Sì, sono condotti. Oh, con la mamma, adorabili. È un tale sollievo sapere che quel furfante è in prigione. Se neanche i cuccioli sono più al sicuro a questo mondo, chi può esserlo? La cena è servita, Alonso! Accompagna gli ospiti d'onore ai loro posti. Ho in serbo per lei una sorpresa speciale, mia cara. Non mettere il naso nel piatto. Questa sera facciamo sedere i nostri cani a tavola con noi per dimostrare quanto apprezziamo questa magnifica specie. In passato ho commesso molti errori. Spero che un giorno sarò perdonata. Ma questa sera desidero cominciare a rimediare. Da questa sera stessa noi ai cani saremo più amici che mai. Ai cani! Ai cani! Oh, che meraviglia! Buon appetito! Vi prego, mangiate, mangiate! Misurino, mi vuoi un po' di vino? Bonsoir, mes cucciolini. Io sono il grand Le Pelt. E voi siete, come si dice,
corni de Meyer. Buono, buono, piccolino! Da bravo! Buoni, buoni! Suoi esagi! Sì! Uno, due, tre cuscioli ha detto, oui? Anticipata, ma c'è la vita. Io revoco la sua libertà vigilata. E io ti chiudo qua dentro. Col tuo dolce Kevin in prigione avrai dei problemi con tre cuccioli scomparsi, non credi? Tre cuccioli? Arrivederci, mia cara. No! Penserò alla tua volta che tu sarò i miei adorabili cagnolini. Basta! No! No! Niente male. Gli inglesi lavorano bene o maglia, eh? E voilà! E adesso... via! Buoni! Che succede? Senti, senti bene. Hai sentito? Cosa? Che dicono? Fammi sentire. Mi pare che parlano di un problema. Problema? Ah, problema. È il linguaggio dei cuccioli. Aspetta, aspetta, non è finita. Pittolini, uomo cattivo peso, pittolini, te pittolini maccati. Maccati? Te pittolini maccati? L'uomo cattivo ha preso tre cagnolini macchiati. Oh mio Dio, sono i cani di Clon.
Sono Bond, James Bond. Missione compiuta. Dormi ancora, dormi ancora, cretino. Taxi! St. John's Mews, per favore. Io sto rischiando da 5 a 10 anni per questo, che in anni canini fanno da 35 a 70. Aia, mannaggia! Non ci sono più. Dove li hai messi? Calma, calma. Mi dispiace tanto. Avrei dovuto fidarmi. No, sono io che non dovevo fidarmi di Crudelia. E con i miei precedenti come avresti potuto... Ma sì che ha importanza. Senti, ho liberato dei cani da un laboratorio dove li usavano per esperimenti. È per questo che ti hanno accusato di furto? Già. Tutto qui? Sì. L'Oriente Express. Parigi. Stanno partendo per Parigi! Andiamo! Jean-Pierre, hai sfidato te stesso. Sono il Napoleone delle pellicce. Tu sei la mia... Waterloo. La mia Giuseppina. Insieme noi... Un ratto! Ho bisogno di cuccioli immacolati, idiota! Quello non è un ratto. Io li riconosco, i ratti. Sottovalutato un cucciolo, mi hanno sbattuta in prigione, vai! Ma perché non ci manda lui? Ho detto vai! Sì, certo, grazie. Gioia, l'omuncolo! Ti sei occupato del ratto? Non lo vedrà mai più. Ho eseguito l'ordine. Questo
Questo non è l'Orient Express. Oi, abbiamo sbagliato binario. Eccola lì. Andiamo. Aiuto! Le ali! Devi battere le ali! Battere le ali! E queste da dove sono spuntate? Oh, che bello! Funzionano! Posso volare! I cani possono volare! Adesso ho capito! Non sono un Rottweiler! Sono un cane da riporto! Dove stiamo andando? A Parigi! Ma abbiamo perso il treno! Prenderemo il prossimo! Tu che dici, già viste? E qua è meglio che ci nascondiamo. Ehi, e dove? Eh? Nella macchina della signora cattiva? Ah, brava, piccione! Piano piano. Fate attenzione. Contiene dei cuccioli. Naturalmente, signor cuccioli, in macchina. Alonso riuscirà a seguirci? Il tuo omuncolo è troppo lento. Anche il traffico qui è troppo lento. I francesi sono degli imbranati nella guida. Jean-Pierre, la nostra prossima creazione sarà la gonna di Barboncino. Sì. Ma cos'è tu? Niente, nessuno ha visto niente. Abbaiando i francesi. Andiamo, presto! Taxi! Che cosa hanno detto? Segue le scene. Lo so che mette paura, ma bisognerebbe essere un chihuahua chiagnazzaro per non entrare lì e prendere in mano la situazione senza esitare un momento. Perciò, dopo di te. Mamma mia, bella capassamma nuaia! State guardando! Lavorare! Lavorare! Immigrati illegali. Naturalmente. Quanto? 50 franchi a settimana. Oh, non è molto. Di più non possono pagare. Io spero che tu sai dove stiamo andando. Trovati! Stai tranquillo, nuvoli. Mo li faccio uscire in un attimo. Sa di pollastro. Oh. Non continuare a guardarmi con quegli occhi. Tanto non ti servirà a niente. Scusa.
Hai sentito qualcosa? È solo il tuo omuncolo là fuori. Ehi, ma non dovevate aspettarmi fuori? Lo so, ma i cani erano preoccupati. Come stai? Ciao! Ciao! Bene, portiamoli via di qui. Andiamo. Ma guarda, la signorina Houdini. Non vi sentite un po' in trappola? Sarà divertente commettere un delitto perfetto. Ciao, ciao! Comincio veramente a non sopportarla, quella donna. Deve esserci un modo per uscire. Ui, splendido benudo! Garibaldi! Nuvolino è con te. È certo che è con me, è alla testa del comando. Ora passatemi i cuccioli, presto! Va bene. Uno, vatti a sedere. Due, vai vicino a quell'altro. Forza, pressa, pressa! Ecco. Kendo, unitevi. Kendo, ma siete 100-101. Oh, mamma mia bella, ma dobbiamo ricominciare da capo. 102. Fermi la porta! Lavorare! È la parte del lavoro che preferisco. Scuoiarli? Non strangolarli? Anche strangolarli mi piace molto. Il grande pellicciaio esegue sempre lo strangolamento con le proprie mani. Non lo dimenticare, Alonso. Grazie. Oh. Ah! Quel maledetto ratto! Allora hai mentito! Io? Ti sembra che sia morto? Che ne dici? Sei solo un verme! Lo ucciderò con le mie mani! Sei un vermucolo senza fegato! Siete due idioti! Scusa! Ti schiaccerò, omuncolo. Chi è l'omuncolo adesso? Brutto ratto, di te farò una manica. Qui, cucciolo, cucciolo, cucciolo! Dolce cucciolo! Ah!
nella pasticceria. Ci possiamo fidare? Non è il momento di mettersi a contare il resto, Kevin, andiamo. Stai inseguendo i cuccioli. Sei in trappola, brutto ratto! Senza macchie, non vale neanche la pena scoiarti! Affetto! E adesso la mia pelliccia! La sposa. Sono rovinato. Questa è la fine della Maison Le Pen. Come usciamo da questo pasticcio? Se ci va bene col diabete. Visto che non è cambiata. Siamo cascato come voi. Attenzione, vedi, quella è la macchina della signora cattiva. Oh no. Signori, mi manda l'avvocato della signorina Demon, il signor Tort. È per me un grandissimo piacere consegnarle questo. Milioni di sterline. Certo, l'ha ordinato il giudice. 8 milioni. 8 milioni di sterline. 8 milioni. Sono per i cani, naturalmente. Sono 8 milioni. È la cosa migliore, a meno che lei non cambi ancora. No, Alonso, Crudelia sarà sempre Crudelia. Oh, la speranza è l'ultima a morire. Ma che fa lassù quel cucciolo? No, Nuvolina. Nuvolina. Nuvolina! Ma cosa sei andata a fare lassù? Guarda come ti sei conciata! Ehi! Cosa sei andata a fare lassù? Kevin! Sì? Guarda! Questa non viene via! Le stanno spuntando le macchie! Oh,
pitching second chances. Don't you fumble the ball. No, no, no. You dog, you. To one.